abbandonate, basta abbandonate. Grazie e buon ascolto. Quanti di voi sono venuti qui per imparare qualcosa di nuovo? Grazie. Quanti di voi sono venuti qui per migliorare la propria situazione lavorativa? Grazie. Bene, siete nel posto giusto. Io mi chiamo Davide Malaguti e volere volare lavorare da disoccupati a impiegati a startupati, non strapagati, però potrebbe essere anche quello una cosa interessante. Mi sentite? Bene, io faccio l'imprenditore, il formatore, il coach e l'autore di un libro che si chiama Dreams, dove ho, attraverso la ricerca, messo a punto una metodologia per realizzare i propri obiettivi. Però, c'è un però, dovete sapere una cosa molto importante di me, che in seconda superiore sono stato bocciato. E sì, perché non avevo ancora capito tanto bene quanto fosse importante studiare. E quanti tra di voi, quanti ancora vanno a scuola o all'università? Beh, 4-5, vabbè. All'epoca non sapevo bene come scrivere i temi perché insomma non avevo ancora capito bene come funzionasse la grammatica. E quindi a 15 anni un mio amico dell'epoca mi disse: fammi vedere un tuo tema. Io gli feci vedere un mio tema e lui guardò e disse: ma tu leggi? Dico: sì, Topolino. E dice: no, leggi i libri? Dico: no, guarda, non leggo i libri perché. E quindi mi regalò il mio primo libro della vita e mi insegnò che le virgole vanno messe in certi punti, i punti e virgole degli altri punti, i punti degli altri punti, e pian piano iniziai a capire come scrivere i temi. Da lì in avanti effettivamente i temi sono sempre migliorati e anche i miei voti a scuola sono migliorati, fino a che sono arrivato in quinta superiore e sono stato promosso con il massimo dei voti, 36. Io ancora avevo un po' di strada da fare, dovevo ancora mettermi effettivamente in testa che studiare fosse una cosa importante. Poi ho fatto l'università, intanto ho iniziato a lavorare, sono entrato in un colloquio dove credevo che si parlasse di marketing, invece una persona dopo il colloquio mi ha spiegato che sarei dovuto andare a vendere i libri porta a porta, i libri 15. Chi conosce i libri 15? Beh, quelli che hanno qualche anno in più, adesso non ci sarebbero più perché sono seduti digitali. E fatto sta che ho fatto questo lavoro per un anno con abbastanza successo. Ho fatto l'università, ho finito l'università, stavolta davvero con il massimo dei voti, e poi ho fatto un master all'IFO di Reggio Emilia, che forse conoscete, qualcuno di voi conosce, tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Poi sono rientrato in Italia, ho fatto un'esperienza in una società, nella società di mio fratello, credendo che potessi insegnare a loro che cosa fare, invece poi il socio di mio fratello venne da me e mi disse: adesso vai a vendere. Come vendere? Io sono laureato, ho fatto questo e quest'altro, dice: vabbè, e vai a vendere. Quindi sono andato a vendere, ho fatto un po' di risultati, e però l'altro mentore, cioè quindi il primo mentore che mi ha insegnato a scrivere i temi si chiamava Andrea, il secondo mentore che mi ha insegnato come approcciare i clienti si chiamava Dino, e mi ha spiegato che dovevo parlare meno e ascoltare di più, fare molte domande invece che volere dimostrare le cose che sapevo. Il fatto sta che aveva ragione, ed effettivamente è stato il mio secondo maestro, il mio secondo grande maestro, dal quale ho imparato diverse cose. Ho fatto buoni risultati grazie ai suoi insegnamenti e poi sono entrato in una società di formazione e consulenza. Ci ho fatto 3 anni, ho lavorato in Italia, ho lavorato in Spagna e poi ho fondato la mia azienda, Golden Group, che è stata fondata nel 1996. Siamo partiti in 3, c'eravamo io, Davide e Malaguti. Io ho detto: chi è che va a prendere i primi clienti? Dico: quasi quasi ci vado io. E da lì di cose ne sono passate, dal cliente più piccolo a quello un po' più grande, fino a che oggi di azienda non ne ho più una, ne ho 4, e ho 150 persone che lavorano con me. Questo per dire che le cose non le ho più imparate solo sui libri, ma le ho imparate anche sulla strada, e a volte con situazioni dove ho preso porte in faccia, dove ho preso tanti no,
dove ho preso persone che non hanno creduto in me, così come invece sono successe che sono arrivate persone che hanno creduto in me, che hanno comprato i nostri servizi, che hanno comprato i nostri corsi. Quindi quello che io vorrei fare con voi oggi sono due cose. Una è per chi, cioè, chi è che sta cercando lavoro o una nuova collocazione? Comunque una metà delle persone. Bene, grazie. Chi è che invece sta cercando idee di come lanciare la sua attività? Beh, più o meno l'altra parte. Ok, oggi che cosa faremo? Quindi a chi sta cercando un lavoro o vuole trovare un lavoro nuovo, darò delle indicazioni su come vincere un colloquio. Cioè non solo come fare un colloquio, perché fare i colloqui possono farli tutti i colloqui, ma come vincere è diverso. Quindi uno degli obiettivi di questa giornata è sapere come vincere un colloquio. L'altro invece, per chi vuole fare un'azienda, per chi vuole fare una startup, per chi vuole migliorare la propria situazione, se ha già un'azienda. Quanti di voi hanno un'azienda? Hanno un'azienda propria? Una in sospeso, va bene. E quindi capire qual è l'ingrediente più importante per lanciare un'azienda. Ok? Ci siamo? La giornata è molto interattiva, quindi qualsiasi momento voi vogliate intervenire e fare una domanda, e alzate la mano, vedremo di farvi parlare. Va bene, vorrei iniziare facendovi fare una prova, e la prova è questa. Vorrei che vi alzaste tutti in piedi. Se vi alzate tutti in piedi scompaio io, ok? Così mi vedete. Mi vedete tutti? Ci siete? Ok. Vorrei che con le mani faceste questa cosa qui. Ci siete? E al mio tre incrociaste le dita. Al mio tre, ho detto. Ci siete? Uno, due, tre. Ci siamo? Fatto? Guardate se avete sopra il pollice sinistro o il pollice destro, guardateci, è molto importante. Siete? Ora riapriremo le mani, cercheremo di mettere sopra l'altro pollice. Siete? Ok, vi sono spiegato? Siete pronti? Al mio tre, uno, due, tre. Ok, grazie. E se avete il pollice destro sopra il sinistro, significa che avrete un grande successo nella vostra vita. Se avete il pollice sinistro sul pollice destro, vuol dire che siete bravissimi sessualmente. Datevi un applauso. Potete accomodare. Ok. Avete verificato che dal mettere il pollice all'inizio la prima prova è stata molto facile e nella seconda vi siete sentiti un po' strani, no? È stato un po' diverso. Cioè, quindi questo è il messaggio, che noi siamo abituati a fare le cose più o meno nello stesso modo da tanto tempo. Se vogliamo raggiungere diversi risultati, risultati nuovi, risultati migliori, dobbiamo iniziare a fare le cose in modo differente, altrimenti continuiamo ad avere più o meno gli stessi risultati. Ci siamo? Ci sono spiegato? Poi se dico qualche verbo sbagliato, voi correggetemi, perché ogni tanto mi sbaglio, quindi datemi una mano. Oggi vi chiederò questo. Playful out, che in italiano significa... Allora, playful out è massimo impegno. Che significa? Quando state qui, massimo impegno. Se vi faccio schifo, andate via. Però se state qui, investite quest'ora noi insieme a noi, insieme ad altre persone, cercando di trarre il massimo da questa ora insieme. Altrimenti fate ciao e vi vedo che uscite. Ok? Perché io so, quando faccio le cose sono abituato anche con i miei collaboratori, che quando siamo su di un lavoro ci diamo il massimo, poi se dobbiamo prendere una pausa, prendiamo una pausa. Andiamo in vacanza anche noi, una volta all'anno però.
comunque ci prendiamo le nostre pause, ok? Quando siamo qua, se vogliamo ottenere il massimo anche della vita, quando siete su di un lavoro, dateci il massimo, poi vi prendete una pausa. Secondo punto. Prendi appunti. Se avete il telefonino da prendere appunti, un blocco. Take notes è in inglese. E prendi appunti in italiano. Poi, terzo punto è have fun, che in inglese significa, anzi che in italiano significa divertiti, ok, ma non solo qui, nel lavoro, cioè se avete un lavoro che non vi diverte, cambiatelo, perché non so se ve l'hanno detto, a lavorare ci passate più del 50% della vostra vita da svegli, e quindi se il lavoro che fate non vi diverte, è dura, perché lavorerete, i giovani lavoreranno più o meno fino a 70 anni, 80 anni ormai, ok? Vi volevo chiedere, per chi cerca un posto di lavoro, quanto investite in euro per cercare un posto di lavoro? Quanto si investe in un euro? Quanto si investe in euro per cercare un posto di lavoro? Guardate una cifra. Non do brutti voti oggi, non vi preoccupate. Ditemi una cifra. 50 euro? 100 euro? 100 euro. Andate in fondo di più? Quanto tempo investite, quanti soldi investite per trovare un posto di lavoro? Sui 100? Ok, bene. E ora vi chiedo invece, quanto vale un colloquio di lavoro? Quanto vale un colloquio di lavoro? In euro. Quanto? Uno stipendio, 1000 euro. 1000 euro? Di più? Per un anno? Quindi 12.000 euro ipoteticamente. Di più? Si spera di più? Quanto? Quanto vale? 20.000 euro? 20.000 euro? Colloquio di lavoro vale 20.000 euro, e se io vi dicessi che vale 20.000 euro per 40 anni, e quindi correggetemi che in matematica non sono tanto bravo, mi sembra 800.000 euro, giusto? 20.000 euro per 40 anni di lavoro vale 800.000 euro. Quindi questa è la prima indicazione. Quando ci prepariamo per andare a un colloquio di lavoro o anche a spiegare la nostra idea a qualcuno per farcela finanziare, per chi vuole fare una startup, per chi ha un'idea imprenditoriale, dobbiamo essere preparati per almeno quella cifra lì. E la maggior parte delle persone che ho incontrato sulla nostra strada, perché noi abbiamo anche una società di selezione del personale, quindi teniamo corsi per insegnare ai giovani meno giovani come trovare un posto di lavoro, nella stragrande maggioranza dei casi io ho visto persone poco preparate per vincere quel colloquio di lavoro che vale 800.000 euro. Però adesso, pensandolo, a 800.000 euro, quanti di voi si preparerebbero molto di più di quello che stanno facendo? Ecco, allora se noi dessimo alle cose il valore, no, che effettivamente hanno, riusciremo a prepararci maggiormente, perché se noi pensavamo prima ai 100 euro che ci costa un colloquio di lavoro, invece ragionando che un colloquio di lavoro vale 800.000 euro, ci prepariamo molto molto di più. La stessa cosa è fare per la propria azienda. Ci siamo?
Sono spiegato? Come farsi assumere dalle migliori aziende in tempi di crisi. Questo è un corso itinerante che noi facciamo in giro per l'Italia e abbiamo fatto negli ultimi 5 anni qualcosa come una quarantina di tappe in diverse città, dove abbiamo avuto dalle 10 persone alle 100 persone in aula che volevano cambiare lavoro o volevano entrare nel mondo del lavoro o proprio ritrovare un lavoro perché l'avevano perso. E qui abbiamo alcune regole, perché abbiamo scritto insieme a Serena Comunara, che è la nostra responsabile delle risorse umane di Golden Group, che è con me ormai da 32 anni, meno 16, 12 anni, abbiamo messo a punto le 10 regole per come farsi assumere dalle migliori aziende che trovate su di un sito gratis. Ci siamo, quindi sul sito si chiama Roccio Lavoro, potete andare lì e trovarle tutte, oggi ne vediamo 4-5. Roccio Lavoro, ve lo scrivo qui. Scegliere delle aziende giuste, come inviare un curriculum e una presentazione efficaci. La stragrande maggioranza delle persone che sono venute in questi corsi, la problematica principale era quella di essere chiamati a colloquio, non solo di vincere il colloquio. Quindi all'interno di queste regole noi abbiamo insegnato e insegniamo che cosa scrivere all'interno di un curriculum, che cosa scrivere all'interno della lettera di presentazione, che non tutti mettono. Come fare un'ottima impressione al colloquio di selezione, quindi arrivare al colloquio di selezione preparati in modo tale che si faccia una ottima impressione, perché qui voi siete in una settantina e avete avuto 5 secondi, 10 secondi, 1 minuto, 2 minuti per decidere se rimanere o andarvene. I migliori sono rimasti, quelli meno migliori se ne sono andati. E la stessa cosa succede ai colloqui, perché chi fa un colloquio di selezione nei primi minuti inizia già a decidere se siete il candidato giusto, la candidata giusta oppure no. Poi segue il colloquio vero e proprio, però nei primi minuti la persona che avete di fronte, cosa che è Serena Comunara, tutte le nostre persone che stanno nello staff, si inizia a fare un'idea proprio dei primi minuti se siete la persona adatta oppure no. Quindi come fare un'ottima prima buona impressione. Come attuare la miglior comunicazione verbale e non verbale, come mettersi di fronte all'interlocutore, perché io ancora vediamo persone che arrivano e si appoggiano con la mano così alla scrivania, giuro, o persone che si stravaccano un po' sulla sedia, giuro, è così, purtroppo è ancora così. Come individuare i propri punti di forza e di debolezza per esprimere il massimo del potenziale durante l'iter di selezione. Se io chiedessi a voi, provate a scrivere quali sono i vostri 3 punti di forza. Vi do 30 secondi. Via, i vostri 3 punti di forza, provate a scrivere. 5, 4, 3, 2, 1. In quanti ne hanno scritti 3? Beh, meno della metà. Ecco, questa è una domanda che se fate un colloquio di lavoro dovete avercela, come si dice in inglese, a your fingertips, cioè quindi a portata di dito, a portata di mano. Non dovete avere dubbi di quelli che sono i vostri 3 punti di forza, perché nel 99% dei colloqui dove ci sono persone in gamba e che hanno una metodologia per fare selezione del personale, è una domanda che vi fanno sempre. Domanda. E perché in poco tempo noi abbiamo dai 30 ai 45 minuti di tempo per fare un primo colloquio e dobbiamo avere una griglia che ci permetta di individuare chi abbiamo di fronte, soprattutto se la persona conosce se stessa. Cioè tu dovrai sapere quali sono i tuoi 3 punti di forza che metterai al servizio dell'azienda per la quale io ti sto selezionando o della mia azienda se sto facendo una selezione per me. Se non li sai, c'è qualcuno in quella fila lì delle 20, 30, 40, 50 persone che si sta candidando che lo sa, e quindi io sceglierò chi già conosce più se stesso. Ci siamo? Ho risposto? Ti chiami? Tiziana. Tiziana ha chiesto perché facciamo questa domanda noi che facciamo selezione del personale, e la risposta ve l'ho detta, è
È importante, così come sapere i propri punti di debolezza, perché un bravo selezionatore, una brava selezionatrice, prima vi fa la domanda di quali sono i punti di forza, poi dopo un po' subito vi chiede quali sono i vostri punti di debolezza. Allora, se uno a volte riesce a dire i punti di forza, non riesce a trovare i suoi punti di debolezza. E allora chi fa la selezione si fa delle altre idee. Ricordatevi che la selezione è fatta per essere vinta e poi per decidere voi se accettare l'incarico oppure no. Questo è il mio pensiero, poi ognuno da fuori che fa il mio stesso lavoro, altri lavori, può pensare in altro modo. Per me la selezione deve essere vinta, cioè andare più a più colloqui di selezione, vincerli e poi essere noi anche a decidere, cioè non avere un unico colloquio in cui sarà l'altra persona che mi chiamerà, ma perché non chiama, ma perché non risponde. No, dovete fare più colloqui, vincerli, essere preparati per vincerli e poi decidere. Quindi questa è una delle metodologie, una delle regole: sapere quali sono i vostri 3 punti di forza e quali sono i vostri 3 punti di debolezza, dicendoli in modo strategico, no? Perché se vi presentate per l'amministrazione, dice qual è un tuo punto di debolezza, è che sono un po' disordinata, non va tanto bene, no? Oppure fate un colloquio per il commerciale, dice qual è un tuo punto di debolezza, sono un po' timido, non va bene, no? Ci siamo, adesso ho detto 2 ovvietà, però state sicuri che a colloqui delle persone di ovvietà o di stupidità ce ne dicono tante, ancora oggi. Ci siamo. Come evitare gli errori più comuni in fase di selezione? Sono persone che oggi ai colloqui di selezione arrivano ancora in ritardo. Per ritirare 800.000 euro, voi, se aveste un colloquio a Milano lunedì mattina, con che mezzo ci andreste? Con il treno? Con l'auto? Con l'auto? Col treno? In bicicletta? Chi è che siete in bicicletta? Come ti chiami? Come ti chiami? Vanessa ha dato la risposta giusta, ci andrei la sera prima. Perché se per caso, con una qualsivoglia motivazione, e c'è qualche intoppo, noi che facciamo selezione del personale, se tu arrivi in ritardo al colloquio di selezione ce ne sono arrivati altri 20 puntuali, e quindi potrai avere tutte le scuse di sto mondo, ma effettivamente se devi andare a ritirare 800.000 euro lunedì mattina a Milano, forse è meglio che ci vai la sera prima. Abbiamo anche la soluzione alle problematiche che tante persone ci hanno fatto, dice ma non ho i soldi per l'hotel. Esiste un sito che si chiama Couchsurfing, bravi, dove dormite gratis. Dice ma non ho i soldi per andare a Milano, allora è un problema. Però c'è anche BlaBlaCar, BlaBlaCar, i soldi ve li chiedono, però non ci sono scuse. Effettivamente a un colloquio di selezione, vabbè che da Modena a Milano non è lontanissimo, però effettivamente sarebbe meglio andarci il giorno prima, in modo tale che non sbagli, non prendi la metro sbagliata, di non arrivare mai in ritardo, non arrivare neanche troppo prima, cioè quindi se sei puntuale, se sei lì un quarto d'ora o mezz'ora prima, non entrare subito, entra 5 minuti prima. Se arrivi un'ora prima, non entrare, entra sempre 5 minuti prima, perché se sei lì un'ora prima, chi fa selezione pensa anche altre cose, che sei un ansioso, che eccetera, cioè quindi bisogna un po' di strategia. Okay. Un altro errore comune che fanno le persone che vanno a colloquio è parlare male delle aziende in cui sono stati o delle aziende in cui sono ancora o barra colleghi. Quindi anche se avete avuto una problematica nell'azienda precedente, pace all'anima, non tiratela mai fuori. Dovete avere un'ottima motivazione per il cui volete cambiare lavoro, che non è sicuro perché vi siete trovati male o avete trovato da discutere nell'azienda in cui siete, anche se è vero, perché non è strategico, perché se per caso vi fa la domanda e avete un curriculum con più aziende, vi domandano ma è dall'azienda in cui eri prima, perché te ne sei andato via? E la risposta è la stessa, a lui sono piaciuto ma avevo un altro appuntamento più importante del mio. E quindi è questo, no? È non parlare mai, mi sono spiegato? E lo fanno ancora, ma non dei novizi,
persone di 30 anni, 35 anni, 40 anni che vengono a fare i colloqui e gli diciamo qual è il motivo per cui vuole cambiare azienda. E c'è perché l'altra azienda non mi sono trattato bene, ho avuto da discutere con... Ecco, vabbè, questi sono i due errori principali, poi ce ne sono anche degli altri. Come utilizzare i social network, Facebook, Twitter, LinkedIn? Come utilizzarli, come non utilizzarli? Cioè, quindi il vostro Facebook può essere divertente, può essere fresco, può essere simpatico. Certo è che se ci sono più foto dove voi siete con il mojito in mano, con la tazza con le cannucce sopra, in giro con le vaghe, avete gli occhi stralunati, ecco, e state cercando lavoro, magari oscurate quelle foto per un po' di tempo, perché vanno a vedere i vostri social, ragazzi e ragazze, signore e signori, ci siamo? Oppure ancora Twitter, che vi può aiutare per farvi conoscere o per conoscere le persone dalle quali andate a fare il colloquio, o ancora LinkedIn, che invece è il sito per avere un posizionamento più preciso a livello lavorativo. Quanti di voi sono su LinkedIn? Quanti di voi non ci sono su LinkedIn? Siete ancora vivi? Sì, ok. LinkedIn, che vi piaccia o non vi piaccia, è uno strumento di lavoro. È uno strumento di lavoro che vi può fare guadagnare di più e soprattutto essere agli occhi delle persone che sono là fuori, sempre che siate alla ricerca di un lavoro o sempre che vogliate cambiare lavoro, perché se no potreste anche fregarvene. Ciò non toglie che oggi l'essere social, avere un profilo social e avere un posizionamento vi può dare più opportunità nella vita lavorativa, e soprattutto LinkedIn vi aiuta, se cercate lavoro, a capire da chi andrete come l'azienda, fare domande. Adesso non abbiamo tanto il tempo per andare su LinkedIn per fare delle analisi su come effettivamente fare una ricerca attiva del lavoro in quale azienda, perché dopo lo vedremo, una delle indicazioni che noi diamo è: scegli le 10 aziende in cui vorresti lavorare, non a caso, inizia a sceglierle tu, inizia a capire quali sono le aziende e scriverle nero su bianco sul computer. Quanti di voi che stanno cercando lavoro hanno scritto le 10 aziende in cui vorrebbero lavorare? 2, 3, 4, su più o meno la metà delle persone. Invece è importante, perché avere un obiettivo, avere un'idea e non averla fa la differenza. Quali sono le domande e le risposte giuste per aumentare la probabilità di essere assunti? Le persone che vengono a colloquio, nella stragrande maggioranza dei casi, non fanno domande, non si sono preparati delle domande, mentre per noi che facciamo selezione, se qualcuno arriva con delle domande preparate, ha molte più chance di essere selezionato e di essere inserito nella rosa delle persone che verranno poi scelte dall'azienda, perché chi ha fatto delle domande, chi ha preparato delle domande, vuol dire che si è interessato all'azienda, vuol dire che ci tiene a quel posto di lavoro. Così come le risposte, ci sono delle risposte che una persona che fa un colloquio di lavoro deve rispondere a tutte le domande. C'è una domanda, la domanda che io non faccio, noi non facciamo in azienda perché non la troviamo dirimente, però in alcune aziende possono farla. E quindi la domanda è a una donna principalmente, anzi solo una donna viene fatta, hai dei figli o no, beh, dei figli, quello c'è sul curriculum, è: vuoi avere dei figli? La risposta è sì, ma non adesso, oppure no, perché alcuni rispondono no. Non è: ci stiamo provando con il mio fidanzato, con il mio marito. E lo fanno, qualcuno risponde così, purtroppo, vi assicuro. Ecco, non è la risposta che si può sentire una persona che fa selezione del personale. Io non ho niente contro i figli, anche perché ne ho 5, no? Quindi sarei anacronistico. In azienda da noi, quando le persone fanno figli, noi siamo contenti, quindi c'è un bonus per le persone che fanno figli, noi abbiamo un grande welfare all'interno dell'azienda, quindi per noi non è un problema. Certo è che, per dire, lo so, la nostra responsabile legal è arrivata a 37 anni, 38 anni in azienda, dopo 6 mesi è rimasta incinta, pazienza, non me ne frega niente, bravo, molto bravo, adesso è incinta di nuovo, dopo 3-4 anni, non ci interessa. Però ad aziende che invece, se si risponde in modo sbagliato, non vi prendono. Poi io ho questa massima: le donne fanno figli, si spera.
chiaro che se tu dici qualcosa del genere che ti fa la selezione personale, lui ne ha altre 20 di donne che potrebbero avere più o meno le tue stesse caratteristiche, ma che non gli dicono sì, io e mio marito ci stiamo provando. E non è la risposta giusta, e a volte ce la fanno. Se magari vi dico delle ovvietà, poi a colloquio noi avremo ormai colloquiato in questi 20 anni di attività 50.000 persone tra il nostro staff, e abbiamo veramente un file che abbiamo chiamato lo stupidario delle domande o risposte di selezione, veramente ce ne sono come queste. Domanda, prego. Sì, no, non è necessario, no, non è necessario, no, no, però, no, no, però a domanda precisa, risposta precisa, se vi chiedono se avete figli, sì, vi risponde la verità, sì, sì, no, nel curriculum può anche non esserci scritto, in alcuni c'è scritto sposato con, padre di, madre di, eccetera, eccetera, comunque, è un dato che se voi non lo dite, chi fa selezione comunque che ci tiene, noi non è che lo chiediamo perché vogliamo sapere che figli hai, vogliamo capire qual è la tua situazione, familiare, se hai dei figli piccoli, se hai dei figli grandi, perché a seconda dei casi facciamo dei ragionamenti, poi se ci piace la persona e anche dei figli piccoli che sono più impegnativi, ti prendiamo lo stesso, però dobbiamo sapere che cosa, ecco, risposte giuste per aumentare la probabilità. Regola numero 1, essere sinceri e coscienti sul proprio status lavorativo. Cioè, nel senso, se non state lavorando da alcuni mesi, dovete essere ben coscienti che se è un mese, 2 mesi, 5 mesi, 6 mesi, 1 anno che non state lavorando, è impegnativo, perché vuol dire che se state cercando lavoro vuol dire che non state performando, vuol dire che c'è un qualche cosa o nel vostro modo di proporvi o nel vostro curriculum che non funzionano. E quindi se l'uno o l'altro è comunque formazione, corsi di formazione a pagamento o gratuiti, questo vedetelo voi, ma è corsi di formazione / corsi di specializzazione, perché due sono le motivazioni principali: una, non vi sapete proporre nel modo giusto; due, non avete le caratteristiche attualmente interessanti per le aziende alle quali vi siete presentati. Ci siamo, quindi dovete aggiornare la vostra professionalità attraverso di corsi professionalizzanti della vostra materia o anche di altro tipo. Ci siamo? Stai cercando il primo lavoro, quindi non hai nessuna esperienza. Hai perso il lavoro e stai cercando un altro. Stai lavorando e vuoi cambiare. Queste sono le 3 tipologie che si sono presentate negli anni facendo un corso di orientamento per le persone. Ah no, c'è anche questo: non stai lavorando da un certo periodo e stai cercando lavoro. Questo qui l'abbiamo aggiunto perché ci sono persone magari che hanno avuto figli, sono stati fuori dal lavoro per 4-5 anni per crescere i figli delle donne e poi volevano rientrare nel mondo del lavoro. Perciò bisogna essere coscienti sul proprio status. Ci siamo? Sto cercando il primo lavoro, è uno status. Ho perso il lavoro, un altro status. Ho il lavoro ma ne voglio cercare un altro status. Sono fuori un po' di tempo dal mondo del lavoro, un altro status ancora. Da quanti mesi e anni sei nel mondo del lavoro? Questo è un manuale che noi abbiamo fatto, che lo facciamo all'interno dei nostri corsi di formazione, dove la persona si deve rendere maggiormente consapevole di quant'è, di qual è effettivamente il suo status attraverso quanto tempo è nel mondo del lavoro, mesi, anni, e lo scrive. Da quanti anni, mesi sei fuori dal mondo del lavoro? I tuoi mesi e anni lavorati nelle diverse esperienze sono in crescita o in decrescita? Ossia, se sono 10 anni che lavori, hai fatto 1 anno nella prima azienda, 2 anni nella seconda, 3 anni nella terza e 4 anni nella quarta, punto interrogativo, dovrei far 10, no? 4, 3, 7, 9, 10, sì. E questo ha un senso per noi, perché la tua carriera è in crescita. Viceversa, hai fatto 4 anni nella prima azienda, 3 nella seconda, 2 nella terza e 1 nella quarta, ha un altro senso, e dovrebbe averlo anche per te, perché vuol dire che stai perdendo per un motivo o per un altro la tua capacità di essere impiegato a vita. Cioè, non devi essere un dipendente a vita, devi essere una persona impiegabile a vita. Ci siamo? Mi spiego? Non c'è più l'impiego a vita, ossia le aziende dove uno inizia a lavorare poi ci finisce dopo 40 anni sono pochissime,
e saranno sempre meno, mentre voi dovete rimanere preparati e pronti per mantenere un impiego a lungo tempo in quell'azienda o in un'altra. Quindi si parla di impiegabilità a lungo termine. Perciò, se il curriculum vi fa 4 anni, 3 anni, 2 anni, 1 anno, quando già fa 4 anni, 3 anni, 2 anni, iniziate a ragionarci, perché per un motivo o per un altro perdere quel posto di lavoro lì è qualcosa che all'interno di un curriculum per noi ha un significato. Buono! Non riesci a trovarlo? Ok, che lavoro fai? Ok. Venditrice? Ok, ti chiami? Carla. Carla ci dice, sono 30 anni che io lavoro, perché non trovo un altro posto di lavoro dopo 30 anni? E io ho domandato, che cosa fai? Lei mi ha risposto, un po' di tutto. Oggi non vogliono più gente che fa o ha fatto un po' di tutto. Ti devi specializzare. Bene, bravo. Però nelle vendite. Ok. E devi specializzarti in un qualcosa. Se lo stai facendo bene. Bene. Beh, se nessuno ti prende, fai la tua azienda, no? Bravo. Prego, questo è un messaggio, no? È specializzato. Guarda, vi faccio una domanda. Anzi, me lo potete scrivere. Mi scrivete qual è l'opposto di successo, senza dirlo, per cortesia, senza dirlo. Scrivete sul blocco qual è secondo voi l'opposto di successo. Avete scritto? Quanti di voi hanno scritto fallimento? Poco. Cosa ha scritto gli altri che non hanno scritto fallimento? Crisi? L'opposto di successo? Crisi? Vabbè, però comunque somiglia a fallimento. No, il fallimento è una parte del successo. È il non provarci che è l'opposto del successo. Siamo? Tutte le persone che hanno avuto successo hanno fallito, sempre. In un qualche modo, in una situazione, una parte delle loro situazioni. Non c'è dubbio. L'opposto del successo è il non provarci. Questa è l'unica cosa, perché se uno vuole avere successo deve essere disposto a fallire in un qualche cosa, in un'azienda, in una situazione, in un momento della propria vita. Però vuol dire che ci stai provando. Se invece tu non ci provi, che stai a casa in panciolle, ecco, quello è il fallimento, cioè non provarci, dargliela su. Fino a che ora abbiamo? Scusate, che ancora 10 minuti? Ok. Queste qua, se ci mandate un'email, le slide ve le mandiamo, ok? Prendo l'ultima, non barare sul titolo di studio, non barare su nulla, tanto prima o poi si viene a sapere. Giannino Docet, avete presente Giannino? Ecco, non barate su nulla, non barate su nulla, preparatevi, siate preparati il più possibile, però non barate sulle cose, perché le aziende valide non vogliono persone scorrette al loro interno. Regola numero 2, essere chiari con se stessi su quale lavoro o ruolo aziendale si vuole ottenere. Questo corso dura 8 ore. Io dovevo fare una parte di questo, una parte di startup in 60 minuti. E quindi io direi che vi mandiamo, ci chiedete tutte le regole, così ve le mandiamo. E poi vi diciamo quando sono le prossime tappe del Roscio Lavoro, se volete venire, sono diverse parti d'Italia. Non esiste più il concetto disoccupato per persone in cercativa di lavoro, ok. C'è una serata a Bologna il 9 marzo, che è sulla leadership, è una serata gratuita, sono 2 ore e mezzo, 3 ore, dalle 19.30 alle 22. Quali sono le 10 aziende in cui vorreste lavorare? Le referenze, fate scrivere 3 lettere di referenza da ex colleghi di studio di lavoro, fate scrivere 3 lettere di referenza da ex professore o datore di lavoro, a seconda della situazione in cui sei. La lettera di referenza è un attestato di stima e fiducia. Se nessuno è disposto a scrivertela, fatti queste 2 domande. Ho davvero lasciato un buon ricordo di me? Per quale motivo nessuno è disposto a scrivermi la lettera di referenza sul mio operato?
la rete di referenze preparatela voi, non fatela preparare la persona, perché la persona ha altro da fare. Dice: guarda, la preparo io, scrivete quello che pensate che sia giusto, questo è un esempio, è una indicazione, dopodiché scrivetela, mandatela alla persona che ve la cambierà, ve la modificherà come pensa lui, come pensa lei, ve la stampa, ve la firma, ve la scansiona e ve la manda. Non fate fare a un vostro collega o titolare un lavoro che dovete fare voi, la lettera di referenza la scrivete voi, gliela mandate e ve la fate aggiornare con le cose, così come hanno fatto i miei ex collaboratori. Io magari aggiungo delle cose che penso che possano aiutare la persona che, oppure tolgo delle cose che penso che quella persona effettivamente non sia così, e poi gliela firmo e gliela rimando. Non chiedete una lettera di referenze perché la persona ha altro da fare, quello è il vostro lavoro, la lettera di referenze, quindi prepararla. Qui c'è un facsimile, c'è un esempio. Regola numero 4, essere preparati sull'azienda che si va a incontrare. Che tipo di lavoro cerca? Qualsiasi lavoro, purché quel mio bene, purché si lavori. Qui c'è un video, ma non ve lo faccio vedere, è un video di Ghostbuster dove c'è il nero, l'attore nero gli dice: ma guardi, basta che c'è uno stipendio fisso che io faccio qualsiasi lavoro. Ecco, non è questo il caso, cioè voi dovete essere interessati a lavorare in quell'azienda non perché c'è uno stipendio fisso. Le aziende là fuori, quelle in gamba, quelle forti, cercano persone che sono interessate alla loro azienda, non a quanto prendono di stipendio fisso, quello è dopo. Prima voi dovete essere preparati sull'azienda con la quale vi candidate e sulla persona che incontrerete. Cosa conosce della nostra azienda? Non so nulla, questa è altra parte dello stupidare. Non so nulla, non ho avuto tempo di documentarmi, per me un'azienda vale l'altra, non mi ricordo cosa fate, sa, ho mandato tanti curricula, giuro, storia vera, abbiamo ricevuto anche questa risposta. Me lo dica lei che ci lavora. Quello che c'è su internet, alla domanda, no? Che cosa conosce la nostra azienda? Quello che c'è su internet. Allora, se hai guardato internet, studia, preparati delle domande che naturalmente portino l'interlocutore a capire che ti sei documentato e quindi fai la differenza rispetto agli altri, perché nessuno va sul sito, oppure se ci vanno, non si preparano delle domande. Dopo questo incontro io mi auguro che se state cercando il lavoro, la prossima volta che andate a un colloquio, studiate l'azienda, prendete qualche cosa che vi incuriosisce, vi preparate una domanda, quando andate al colloquio, quando la persona vi dice se avete domande, oppure anche voi quando arrivate e dopo un po' che il colloquio è iniziato, fate una domanda: ci posso fare una domanda? Sì, ecco, ho visto sul sito che eccetera eccetera, magari avete anche la pagina stampata e lì fate un gran figurone rispetto alla fila di 100 persone che invece non farà mai questa cosa qui, a meno che non abbia fatto un corso con noi. Ci siamo? Avevamo un po' di video, eravamo stati larghi. Preparati sulla persona che vai a incontrare e quando la incontri entra in empatia. Entrare in empatia significa creare feeling, trovare dei punti in comune, perché noi vogliamo lavorare con le persone con le quali ci sentiamo in sintonia. E quindi se andate a guardare il profilo social della persona che vi fa il colloquio, di solito si sa il nome della persona con la quale si fa il colloquio. Se non lo si sa, si chiama nell'azienda, si dice: domani, mercoledì, giovedì verrò a fare un colloquio alle 11, volevo sapere di chi devo chiedere. E la persona che è in reception mi dice: ah, dovrà fare il colloquio con la dottoressa Serena Comunara. Ah, bene, ok. Vado sul profilo di Serena Comunara e mi documento, inizio a prepararmi delle domande di cose che ci possono mettere in comune. Perché quando creo empatia, creo feeling con le persone, allora le persone vogliono lavorare con me e viceversa. Perché voi dovete vincere il colloquio sulla cosa più importante che ci sia al mondo, e che è unica e inimitabile: voi. Quindi questo era il secondo punto per quanto riguardava le start-up. Tu puoi raccontare l'azienda più bella del mondo, il prodotto più bello del mondo, la strategia più bella del mondo, che l'unica cosa che devi vincere e che devi vendere e che nessuno ti può copiare sei tu. Ci siamo? Quindi dovete essere voi il prezzo, dovete essere voi la cosa che la persona che va là ad investire sulla vostra azienda, perché come lo fate voi non lo fa nessun altro. Questo è l'elemento, è l'ingrediente discriminante più potente che ci sia, perché l'idea ve la possono copiare. Uber, conoscete tutti Uber? Sì, c'è qualcuno che non conosce Uber? Vabbè,
sei in questo mondo anche tu? Sì. È un taxi, è una multinazionale che prima si chiamava, anzi un altro che l'aveva fondata, si chiamava Magic Cab. Solo che l'imprenditore, o il mezzo imprenditore, o lo sfigato che l'aveva fondata, aveva avuto una bella idea, ma lui non era bravo a farla funzionare. Poi qualcun altro l'ha copiata e l'ha fatta funzionare. Perché oggi Uber dicono che verrà quotata in borsa con una quotazione che farà 25 miliardi di dollari di quotazione. Quindi, capite bene, come un'idea Magic Cab, che magari quello là di Magic Cab è là che si mangia le dita perché non è riuscito a farla funzionare, c'è qualcuno che... L'idea è la stessa, l'unica differenza era il management, era l'esecuzione di quelle idee. Time? È stata una bellissima giornata, anzi una giornata, è stata un'ora. Io davvero vi devo ringraziare perché avete avuto un'attenzione straordinaria, quindi vi considero delle persone straordinarie. Sì, comunque potete cercare Davide sia sulla sua fanpage ufficiale, Davide Malabuti, o altrimenti su Corso Dreams, che è uno dei nostri progetti di pubblico. Bene, e faremo questo seminario, questo workshop gratuito. Questo è anche un mio modo di scambiare, tante persone mi hanno aiutato. Io oggi sono un uomo soddisfatto, sono un uomo che dà lavoro a tante persone e voglio ricambiare con le persone che mi hanno aiutato, quindi faccio tanti seminari come questo gratuiti per portare un po' del mio sapere, delle mie conoscenze alle altre persone. Per cui giovedì sera dalle 19.30 alle 22 faremo questo workshop che abbiamo chiamato Leadership Evolution, essere, amare o comandare. Vieni a scoprire il leader che c'è in te, cioè, quindi tutti quanti noi dobbiamo tirare fuori la nostra leadership. Grazie a tutti per aver partecipato. Adesso vi invitiamo allo stand. Lo stand è quello di Dreams, in fondo al corridoio, dove vi preghiamo di riuscire a lasciare nei registri nome, cognome e email. Vi manderemo tutte le slide della presentazione e ovviamente i vari inviti alle altre iniziative che faremo. Per le persone che hanno partecipato c'è in omaggio anche il libro e quindi Davide avrà piacere per i primi 10-20 di fare anche l'autografo. Ci vediamo allo stand. Grazie a tutti per aver partecipato.